Oggi ho con me una persona che conosco molto bene da molti anni, si chiama Roberto Bernabei, è un grande geriatra, lui dirà che non è vero che è grande, ma io so che è grande perché lo conosco da oltre 20 anni e so come ha fatto questo lavoro in questi 20 anni, con quanta passione e con quanta voglia. Detto questo, questo signore qui è anche membro del CTS, però oggi è venuto qui come geriatra. Come geriatra. Come geriatra, perché lui si occupa di anziani, tu li chiami vecchi, ma Roberto, sì. Che è una parola che non usa più nessuno, solo tu la usi in Italia. Ma... Vecchio è giusto, la parola che definisce con gran rispetto un pezzo della nostra vita. Allora, dicevo che tu tutta la vita che ti occupi di loro, ti occupi di far arrivare la gente sana a una certa età, di farla essere longeva, per cui mi ha molto colpito prima questa intervista che ho letto qualche giorno fa sull'Eco di Bergamo e poi anche quello che hai detto anche in televisione qui su questa rete ieri sera. Cioè tu hai detto dobbiamo considerare il Covid una malattia normale. Nel frattempo io ho mostrato Rezza che ieri veniva preso alla sprovvista dei numeri e ho fatto vedere questi numeri. Casi totali, cioè, casi in più ieri di contagio 34.505, terapia intensiva più 99, ma soprattutto più 445 decessi. Come si fa a considerare una malattia così una malattia normale? Mi spieghi Posso bene? Rispondere un attimo al professor Richeldi che mi sta chiamando, a cui vorrei fargli trasmettere una cosa che così poi la vediamo tutti nell'ambito proprio della malattia normale. Chi è il professor Richeldi? È il nostro pneumologo, nonché membro anche lui del Comitato Tecnico Scientifico, a cui è la partenza. Luca, mi mandi quella fotografia del saturimetro che mi hai fatto vedere l'altro giorno al volo? No, mandamelo Luca, al volo. Siamo in diretta, spiegamolo. Siamo in diretta. Ma ciao. Allora, questo è un momento televisivo meraviglioso, no, ancora non mi era successo. Poi facciamo un pezzo di diretta, un pezzo di normalità anche quello. Il problema Gianni Rezza, che è un illustrissimo personaggio, eccetera, lui però di morti ne vede molti meno di me, perché lui morti, grazie a Dio, non li vede perché ha un lavoro più, non come sta dire, in un reparto tutti non sta i in giorni. Un reparto, non sta in frontiera. E io poi, facendo il geriatra, figuratevi, è evidente che... Li incontri nell'ultima parte della vita, diciamo. Ed è infatti un po' la caratteristica di questa malattia di cui io ho sentito parlare poco. Questa malattia è molto semplice. 30% 0,40 come contagi, 40% 40-70, 30% 70 on. Okay. Questo 30% 70 on fa il 90% dei morti, il 90% dei morti. E dalla prima settimana di marzo all'ultima settimana di ottobre l'età media è sempre stata sopra gli 80 anni, sopra gli 80 anni. Cioè questa malattia... 82 tu dici in questo... 82 in questo... per essere precisi. Ci sono stati dei mesi in cui l'età media dei morti, dei mesi, delle settimane in cui l'età media dei morti era 85. Non solo, ma per morire di questa malattia devi avere più di 80 anni e tre malattie associate. Perché l'ottantenne... C'è un diabete, Le malattie, allora se le vogliamo dire tanto così, le malattie più frequenti sono ipertensione e va bene, diabete, cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale e insufficienza renale. Allora... Questo è il cocktail, per cui è evidente che mi stupisco di meno io se muore un ottantenne con tre patologie. Non che non debba morire, figuriamoci, è il mio mestiere, ma se salvarlo. Lo dico io che faccio quello di mestiere, cercare di salvarmi... Ma io perciò ci tenevo a fare questa conversazione con te, perché...